Si è svolto a Bagnara Calabra un incontro organizzato dall'Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa per denunciare lo stato di perenne crisi del settore. L'associazione, nata dal basso e formata esclusivamente da pescatori, contesta le normative nazionali ed europee. L'obiettivo è quello di coinvolgere le marinerie di tutte le regioni d'Italia per organizzare in futuro una grande manifestazione di protesta a Roma. A spiegare le motivazioni che stanno alla base della nascita dell'associazione, il presidente regionale Sicilia Giuseppe Crivello. Noi oggi abbiamo proposto una riunione qua a Bagnara con tutti i pescatori di Bagnara, perché siamo arrivati alle 7, vogliamo un'unione per far sì che le leggi cambiano. Siamo stati a Imperia, siamo stati in tutte le province di Palermo, stiamo coordinando tanti soci, tante persone associate a noi pescatori. Questa è l'iniziativa che vogliamo. Vogliamo un'unione con tutti i pescatori per tutte queste leggi che lo Stato e la Comunità Europea ci ha imposto, che non si può più uscire dal porto. Ora è uscita la quota dei pesci spade che l'ICCAT ha proposto a Portogallo in una riunione, e quindi in Italia aspettano poche quote. Dobbiamo decidere queste quote come andranno distribuite, dobbiamo decidere perché non si può pescare questo benedetto tonno. E tutte queste cose qua. E vogliamo che i pescatori vengano assolutamente ascoltati dall'istituzione in atto al potere. Tanti problemi e le difficoltà da affrontare, dicono i pescatori, ed anche la marineria bagnarese in questi anni ha pagato politiche fallimentari e promesse mai mantenute. Ormai la marineria di Bagnara è stata non decimata, peggio. Su circa 2.000 pescatori che c'erano, ne siamo rimasti un 80-90, 100 famiglie, però che man mano si sta andando a chiudere. Ora, proprio adesso, la Comunità Europea ha fatto un nuovo bando per le demolizioni dei pescherecci, e quindi a malincuore stiamo demolendo, e in una regione dove già si sta morendo di fame si va ancora a incrementare la disoccupazione. In Italia siamo in crisi, però ancora di più, perché non possiamo pescare, non si intuppe di pesce più. Ormai qualsiasi, solo mettere i piedi in mare cioè essere illegale. Quindi niente, non possiamo andare a pescare nessun pesce con la scusa dell'impoverimento del mare, ma non è vero. Ormai stanno andando avanti tutte le multinazionali. È come i grossi supermercati si stanno mangiando le piccole botteghe tradizionali. Purtroppo noi siamo le piccole botteghe tradizionali che stanno andando a chiudere, perché devono vendere sul mercato le grosse multinazionali.